1941. L'Europa è in guerra e sembra destinata all'autodistruzione. Finita la guerra, sei paesi ci credono. Oggi sono diventati 28. È l'Unione Europea. Ma l'Unione Europea non è uno Stato. Ha una moneta. Ma non un esercito. Tutti insieme siamo 500 milioni di persone. L'economia più grande del pianeta. Ma anche uno spazio di pace e democrazia. Una qualità della vita fra le più alte del mondo. L'Europa è un esperimento mai tentato prima e ancora in corso, per continuare a contare nel mondo.